naturalmente io lo spero, ma come dice lei, dobbiamo attendere l'ultimo numero. Ripeto, io sono ragioniere, quindi solo quando le somme sono tirate si può festeggiare. Sì, sembra che effettivamente questa indicazione sia in questo senso. E davvero da questa indicazione io avverto una grande responsabilità di quello che dovremo fare, che dovrà essere coerente con quello che abbiamo dichiarato, dovrà essere coerente con i bisogni del Paese, che sono tanti, e lo faremo con testardaggine, con umiltà, con collaborazione con tutti quelli che avranno desiderio di darla, rispondendo alle esigenze di questo territorio splendido che ha avuto, come posso dire, non lo so definire bene, ha avuto fiducia in me dopo 50 anni che manco. Questa cosa mi tocca molto e io devo ripagarla e lo farò. È stata una campagna elettorale molto, molto tirata, anche le prime schede avevano evidenziato un sostanziale equilibrio. L'anomalia è forse 4 liste per colonnella. Che giudizio si è fatto su questo aspetto? Che sia un'anomalia l'ho dichiarato in campagna elettorale, anche perché ho cercato di avere un'unica lista fin dall'inizio e non sono riuscito. Qui probabilmente è mancato il mio fascino piuttosto che la mia determinazione. Io credo che noi, indipendentemente da quelli che sono i risultati, dovremo ricomporre questa unità. Non ha bisogno di fratture questo Paese, non è utile. Io lavorerò anche per questo con umiltà, senza arroganza alcuna, cosa che non fa parte del mio carattere. Del mio carattere fa parte la determinazione, la voglia di fare, il servire, come sempre ho fatto laddove sono stato capo d'azienda e ho ricevuto una fiducia. Anche qui stiamo parlando di fiducia. Lavoreremo davvero con tutte le nostre forze, le capacità, con la squadra che abbiamo, ma anche con il contributo degli altri se vorranno darcelo, perché davvero quello che tutti dobbiamo servire non è noi stessi, non siamo noi, ma questo Paese che ne ha proprio bisogno e lo merita. All'interno della sua squadra ci sono dei punti di contatto con chi questo comune lo ha amministrato negli ultimi 10 anni? Si ripartirà da quell'esperienza oppure che tipo di percorso intende seguire? Noi raccoglieremo quell'esperienza completandola, migliorandola ovviamente. Vede, hanno provato a lungo a dire che io ero il continuatore del geometra Pollastrelli, che ero e sarò influenzato da lui. Questa è la parte, direi, che è più bassa, il punto più basso toccato da questa campagna. Con il geometra Pollastrelli mi lega soltanto la fiducia che lui ha avuto verso di me. Io sono molto diverso da lui, ho avuto molte volte l'occasione di dire che io ho sposato una signora che si chiama Teresa, non Leandro. Questa dimostrazione della discontinuità dal punto di vista del lui mi influenza, mi governa, mi indirizza, no. Mi indirizzano i colonnellesi, il programma che abbiamo, la nostra squadra che a mio avviso è una squadra splendida che davvero quando ho cominciato io non pensavo di avere, soprattutto io non merito. Anche a loro io devo dimostrare quello che valgo, perché loro in questo territorio hanno messo e hanno, come posso dire, la faccia più esposta della mia, perché evidentemente per ovvie ragioni io passo, io vado quando sarà il momento, quando avremo finito, loro restano e anche a loro io devo questa lealtà, dove il concetto della continuità è nel senso dell'esperienza. Ho sempre detto buttare l'acqua al bambino è solo da stupidi, quindi riprendere quell'esperienza, farci aiutare a portarla avanti nel senso del approfittare dell'esperienza, ma niente a che vedere con la continuità nel senso fai gli interessi di questo oppure lavorerai come questo oppure sarai influenzato da questo. Davvero è una cosa, io credo che i colonnellesi hanno punito questa forma di, come posso dire, di disprezzo quasi verso me, la mia storia, la mia personalità e anche verso Leandro Pollastrelli, che tutto sommato io credo abbia fatto tanto per questo Paese. Non ha fatto tutti come nessuno riesce a fare, sicuramente non ha fatto nemmeno come voleva fare per questo Paese, ma questo non legittima che nessuno o qualcuno possa permettersi di dire che ha fatto delle cose che oggi sarebbe assolutamente ingiusto perpetrarle ancora con noi. Siamo disconnessi.